diretta, capisco l'esuberanza, capisco tutto, l'eccitazione che ancora vi tiene vivi, svegli dopo la fantastica vittoria di ieri sera nella finale di Coppa Italia vinta dal Napoli, dai nostri giocatori, da Gattuso e da De Laurentiis. E chi parla male di De Laurentiis può anche andarsene. Punto. Allora, siamo in canali, un attimo, non incominciamo a accavallarci. Siamo sui canali social di Per Sempre Napoli. Questo è un assembramento di giornalisti o presunti tali, però con rispetto del protocollo di sicurezza. Vogliamo festeggiare e celebrare la vittoria del Napoli. Con me, ma non in studio, via Skype ci sono Vincenzo Famiglietti, Buonasera Renato, buonasera a tutti. Presente, Pasquale Spera, buonasera a tutti. Forza Napoli, grande vittoria. Walter Vitale, Ciao, buonasera a tutti. Gianni Borrelli, Buongiorno a tutti. Marco Bruttapasta Buonasera, buonasera. e Liberato Ferrara, pseudo direttore del sito Per Sempre Napoli, che sfoggia una Tutti bellissima maglietta che qualche anno fa era di colore marrò scuro, invece oggi è color cappuccino. Facciamo parlare prima Liberato Ferrara e una sua, diciamo, analisi della partita di ieri. Guarda, quando si gioca con la Juve non conta come si gioca, conta solo il risultato. Quindi io sono felicissimo e sono felicissimo soprattutto per un giocatore. Mi ero permesso di dire che è un predestinato, avrebbe fatto una grandissima partita perché quello è Meret. Ieri Meret è stato determinante perché ha indirizzato la partita subito evitando il gol di Cristiano Ronaldo che avrebbe avuto effetti devastanti. E poi ha indirizzato i rigori perché parando il primo rigore ha messo il Napoli subito in vantaggio. Poi credo che sia stata una vittoria strameritata. Io e Renato l'abbiamo vista insieme Sì. e quindi ne avevamo parlato a caldo e credo che questo poi sia il parere di tutti quanti voi. Tralasciamo quello che abbiamo detto ai pali, ai gol mangiati da Demme, Milik, come si chiama? Elmas. Elmas. Però credo che sia stata una vittoria strameritata e sono felicissimo. Ecco, Perfetto. dopo un anno sicuramente terribile in cui il Napoli a un certo punto ha rischiato di essere coinvolto nella zona bassa della classifica, arrivare con un trofeo è un qualcosa di straordinario, anche perché il Napoli adesso ha 12 partite di allenamento più o meno, perché non credo alla possibilità di recuperare per la Champions, per prepararsi a un'altra grande impresa che se viene bene. Ma noi abbiamo battuto nel giro di pochi mesi due volte la Juventus, quindi questo 2020 da un Perfetto. punto di vista calcistico è straordinario. Ok, senti, allora io ovviamente vi chiederei degli interventi brevi perché siamo in sette e dobbiamo parlare un po' tutti. Vincenzo Famiglietti, Presente. la vittoria di Gattuso, la vittoria della squadra, la vittoria di De Laurentiis, di chi è questa vittoria? Ah, io direi che è la vittoria sicuramente un po' di tutti. Innanzitutto direi che la vittoria di Gattuso, che è ereditato dal fu Carlo, da Carlo Ancelotti, una squadra che aveva il morale sotto i tacchetti ed era sicuramente sottostimata per quel che riguardava le proprie potenzialità. Gattuso ha dato una nuova mentalità, ha dato grinta, ha dato palle, attributi, carattere e innanzitutto la sua vittoria è la vittoria della squadra che ha reagito con grande professionalità a momenti critici. Vedi per esempio la questione degli stipendi con la proprietà. E per ultimo dico anche che il bilancio di De Laurentiis comincia a diventare interessante perché in 8 anni questo è il quarto trofeo che vince. È la Diciamo media di un trofeo Enzo, ogni due Vincenzo, anni. è Un interessante attimo. per De Laurentiis soprattutto. E per una squadra che si autofinanzia, per un presidente che non ricapitalizza con quote proprie, comincia a essere un bilancio più che positivo. Dico che la vittoria di tutti. Una Perfetto. stagione che era iniziata sotto una cattiva stella,
poi ha avuto un cambio di marcia molto positivo ed interessante. Direi non solo che la stagione è stata salvata, ma avendo vinto è una stagione che rimarrà nella storia. Perfetto, Pasquale Spera. È vero che ieri hanno meritato tutti i 10, ma ieri ha giocato meglio la difesa o l'attacco? A dire, ha giocato meglio il centrocampo e la difesa. Perché Perché? Napoli ieri è sembrato come sempre una squadra molto compatta, molto con le linee strette. Ha fatto un 4-5-1 molto intelligente, ripercorrendo la partita che ha fatto contro la Juventus in casa, dove abbiamo vinto 2-2-1. Alla fine il Napoli ha meritato la vittoria, anche perché ha avuto le migliori azioni, le ha avuto lei nel secondo tempo. Ricordiamo anche nel primo il palo su punizione magistrale di Insigne e l'incursione di Demme. Il palo all'ultimo tutto di Elmas poteva essere la ciliegina sulla torta, però storta va, diritta viene, abbiamo vinto sui rigori ed è sempre una gioia battere la Juve, soprattutto quando si tratta della Juve di Sarri e di Wayne. Perfetto, senti, allora Walter Vitali, invece a te faccio una domanda precisa. Gattuso, che in sordina, piano piano ha conquistato, penso, al 95-99% i cuori dei tifosi napoletani. La differenza fra Gattuso e Ancelotti, ma non in quanto a esperienza, ma in quanto a conduzione di squadra, di spogliatoio. Pronto? Renato, mi sono perso l'ultima parte della domanda perché non c'è audio. Ho detto, parliamo di Gattuso. Io so che tu comunque hai apprezzato, sei stato uno dei pochi che comunque ha difeso Ancelotti in questi ultimi 2 anni, però Gattuso è subentrato ad Ancelotti. In poco tempo Gattuso ha conquistato il cuore di tutti i napoletani, suppongo, no? Anche la nostra diffidenza, fermo restando che noi non è che siamo in grado di poter allenare una squadra, però ci facciamo un'idea di come devono andare le cose. Per te, Gattuso. Per quanto riguarda Gattuso, io non ho problemi nel dire che sono stato uno dei più diffidenti e sinceramente continuo ad esserlo. In che senso? Nel senso che Napoli di Gattuso riesce a convincere nei grandi appuntamenti. Dobbiamo capire se con questo modo impostare le partite, Napoli riesce a fare risultato contro le altre squadre, ossia quelle squadre che come il Napoli giocano in 11 uomini, 10 uomini dietro la linea della palla e poi partono in contropiede, perché questo sistema, fin quando incontri squadre che ti attaccano, è diciamo il classico, il vecchio, diciamo, catenaccio, e va bene, ma se devi affrontare la palla, il Verona, il Lecce oppure il Benevento il prossimo anno, devi iniziare a cambiare un attimo idea di calcio. Ciò non toglie che Gattuso è il grande protagonista di questa vittoria, è entrato a gamba tesa nella testa dei giocatori, li ha recuperati prima mentalmente e poi fisicamente, quindi grandi, assoluti, grandissimi meriti a questo allenatore. Ha fatto un colpo di karate perché praticamente a gamba tesa nella testa, insomma, è anche un po' pericoloso. Sento pochissimo però, problemi a sentirvi, eh. E lo so, io sto parlando in maniera con tono molto alto, no? Volevo dire che a gamba tesa alla testa è un colpo di karate, perché poteva essere anche pericoloso. Invece, a quanto pare, ha sortito gli effetti sperati. A Gianni Borrelli, invece, voglio chiedere una cosa tecnica. Nelle partite che abbiamo visto finora, a partire dalla Bundesliga che ha iniziato il campionato già diverse settimane fa, le partite Juve-Milan e Napoli-Inter e la stessa partita di ieri ha mostrato una carenza di preparazione fisica. È dovuto al lungo riposo? È dovuto al fatto che le squadre si stanno preparando a un rush finale? Con l'obiettivo soprattutto la Juve di vincere lo scudetto, ovviamente la Champions. Secondo te? Renato, innanzitutto ciao, ti saluto. Sì, loro allora, un pronti partenza via dopo uno stop del genere non c'era mai stato e
E sono tutti un po' neofiti in queste analisi che stiamo tutti sviluppando sull'argomento. Qualcuno, anche a me corre l'obbligo anche di studiarla questa cosa, perché è un caso un po' unico e raro, ed è quindi giusto anche mettere giù qualche evidenza scientifica e capire che succede. In realtà però io penso che quello che sia fondamentale in questa ripresa, come si è visto anche nella partita di ieri, è la parte che va dal collo in su, non dal collo in giù dei giocatori, nel senso che ieri ho visto una squadra che ha vinto perché seguiva il suo allenatore ed era motivata a farlo, una squadra che ha perso perché non seguiva il suo allenatore. Ho quasi visto una, in modo evidente in alcuni tratti della partita, che ieri ha prevalso per alcuni tratti l'aspetto della coesione e della motivazione e non l'aspetto delle competenze calcistiche. E siccome la prestazione è frutto di una famosa equazione competenze per motivazione secondo una costante K, ieri penso che sia prevalso più questo, e credo che sia anche testimoniato dal fatto che la Juve ieri non ha fatto una partita casuale ma causale, perché ha giocato così anche col Milan. Non dimentichiamo che col Milan ha avuto un nome in più per parecchio tempo e non è riuscito a sfruttare la situazione. Ieri ha vinto veramente quel plus, quel di più che dà la motivazione in campo e l'essere coesi intorno a un progetto. E apprezzo quello che ha detto Walter Vitale, che sebbene sia stato un grosso assertore, un grosso e affascinato seguace di Ancelotti, ha ammesso con la sua grande intelligenza e onestà intellettuale che Gattuso ha avuto questo merito. Credo che in questa ripartenza conti molto questo, e credo che sia difficile per tutti, negli sport di squadra in particolare, programmare delle tabelle di allenamento che siano così istantanee e così, come dire, che abbiano una valenza così veloce nella prestazione in campo, in un qualsiasi altro sport, sulla pista, piuttosto sui tatami per chi fa karate, eccetera. Nei sport di squadra un po' di più, perché la lontananza dai compagni, la lontananza, dello distacco dal gruppo, quello che è successo crea un fenomeno che nello sport si chiama distress. Cioè è uno stress dovuto a un qualcosa, non sai percepire, che invade l'aspetto della prestazione senza però delle esatte correlazioni di carattere tecnico-fisico. Sì. Professor, posso farti una domanda gentilmente? No, Pasquale, va, finiamo il turno, il giro, dopo interverrai. Marco Bruttapasta, a te voglio fare una domanda su Sarri. Secondo te ieri Sarri è stato contento o meno di aver perso? Non è stato. Era meglio perdere con Napoli o perdere con un'altra squadra? La finale. No. Sarri non è stato contento di aver perso perché ha seri problemi a Torino. Come un corpo estraneo. Nel senso, io mi diverto a leggere un po' i commenti di altre tifoserie, ma vedendo i commenti di tifosi juventini, il Sarri out come hashtag, diciamo che può avere molto spazio. Io sinceramente sono ancora innamorato del lavoro che ha fatto Sarri a Napoli. Ha fatto un ottimo lavoro anche a Londra, perché col Chelsea non poteva fare di più, non era una squadra che poteva vincere la Premier. Oggettivamente secondo me alla Juve sta facendo male, che ha perso la finale di Supercoppa, ha perso la Coppa Italia. Quest'anno ho visto la Juve giocare veramente bene come lui vorrebbe, solo contro l'Inter all'andata e al ritorno, a sprazzi forse con la Roma in Coppa Italia e poco altro. Ricordo partite pessime con Napoli, fortunatamente a Lione in Champions, a Milano in Coppa Italia, dove è stata salvata da un rigore all'ultimo molto dubbio, ma dove non aveva prodotto palle gol. Cioè la Juve spesso in diverse occasioni non produce palle gol, e io sinceramente, se fossi un tifoso juventino, ma fortunatamente non lo sono, avrei grossi timori sulla partita di ritorno Juve-Lione, perché non si giocherà allo stadium con la cornice di pubblico solita. Questo non lo puoi dire, Marco, però è libero, penso di sì, anche perché l'UEFA ha già ufficializzato che comunque poi dai quarti in poi ci sarà una Final Eight a Lisbona. Comunque, in ogni caso, penso che la Juve versione Sarri abbia grossi grossi problemi anche in Champions, e in campionato non do per scontato che alla fine prevalga sulla Lazio. E sinceramente da tifoso del Napoli mi mangio un po' le mani, perché nell'anno peggiore loro da 8-9 anni a questa parte, purtroppo abbiamo avuto un inizio difficile per le ragioni che abbiamo detto e nucleato più volte. Liberato, però altro
È finito Marco, volevo liberato Ferrara, volevo invece sottolineare, secondo me, il fatto che le squadre di Sarri, quando devono attaccare un fortino, non riescono assolutamente a farci breccia, come ieri praticamente è accaduto contro il Napoli, perché Gattuso l'ha schierato benissimo in difesa, con spazi strettissimi, e poi trovando due grandi baluardi che sono stati Koulibaly e Maximovic. Quindi percorre sempre gli errori, insomma, cioè ha rifatto gli stessi errori che faceva quando stava col Napoli. Col Napoli ha fatto grandissime partite anche contro squadre che facevano il catenaccio. Io credo che ieri, e ne parlavamo prima della partita, l'elemento discriminatorio è la preparazione. Nel senso che, e chiedo il conforto di Gianni da questo punto di vista, io ho avuto l'impressione che il Napoli ha preparato questa partita, cioè il Napoli ha puntato alla preparazione per stare, non dico al top, perché come prime due partite non puoi essere al top, ma stare quasi al massimo in queste due partite. La Juve no. La Juve che cosa ha fatto? Ha giustamente programmato una preparazione che ti deve portare a fare bene 12 partite di campionato e poi soprattutto la parte finale della Champions League. Il Napoli in questo problema non ce l'ha, e ho visto un Napoli più brillante. La Juve che cosa ha fatto? Ha fatto 10-12 minuti bene all'inizio del primo tempo e 10 minuti all'inizio della ripresa e basta, senza creare occasioni, perché le due occasioni vere che ha avuto con Cristiano Ronaldo, nel primo caso nasce tutto da un errore di Callejon che sbaglia il palleggio, e poi la seconda, quando Meretta l'ha anticipato, il portoghese, nasce da un errore a centrocampo, se non ricordo male, di Insigne. Sì. Poi, sai, giocare contro una squadra come il Napoli, che si difende mettendo Koulibaly e Maximovic a fare da argine, diventa difficile. La Juve, secondo me, ha pagato anche il fatto della scelta di Cristiano Ronaldo di non voler giocare centravanti. La Juve ha giocato senza centravanti ieri sera, e questo è un altro handicap. Senti, però credo che la colpa di Sarri in questa partita specifica siano relative. È stata una follia, a noi è andata bene, per amor di Dio, partire subito con la Coppa Italia. Avrebbe avuto più senso fare delle partite di campionato e poi fare delle semifinali e finali a un certo punto della stagione, però il tifoso del Napoli Spadafora aveva detto che il campionato doveva partire il 20, ecco. Ieri Spadafora ha detto la prima cosa che condivido, quando ha manifestato su Facebook la sua soddisfazione per la vittoria del Napoli. Lui è di Afragola, però come ministro ci ha beccato poco, e credo che da sotto tutti i punti di vista sia stato sbagliatissimo, e chiedo proprio su questo il conforto con Gianni, già ne avevamo parlato in altre occasioni, partire con due partite così impegnative, soprattutto da un punto di vista fisico e psicologico. Sì. Pasquale Spera, Posso solo dire che il direttore mi ha rubato l'idea. Sì, aspetta, no Pasquale, però seguimi, segui il mio labiale. Allora, praticamente il Napoli, la partita di ieri, si era capito che al 90% finisse ai rigori, si risolvesse ai rigori, però nonostante ciò ci sono stati dei cambi. È stato costretto Gattuso comunque a togliere dei rigoristi e praticamente ci siamo trovati a battere quattro rigori, tutti e quattro segnati da persone che, come eccetto Milik, che era rigorista, come ricorda Liberato Ferrara, come ha ricordato in un'altra diretta Liberato Ferrara, che era rigorista del Napoli. Anche Insigne rigorista, cioè, come? Anche Insigne rigorista, sì, anche Insigne, certo, però comunque lui ha tolto dei rigoristi senza, diciamo, puntare l'attenzione su questo aspetto. I quattro rigori a disposizione sono stati segnati tutti quanti, e diciamo Milik ha segnato quello decisivo, Politano ha segnato il secondo, comunque, e Maximovic il terzo. Diciamo che c'era la sicurezza in Gattuso, probabilmente, che chi avesse battuto il calcio di rigore sarebbe andato sul dischetto molto concentrato. Secondo te? Secondo me forse ha tolto quei giocatori perché forse durante l'allenamento, durante la preparazione del rigore, aveva visto che non è che avevano sbagliato. Può essere anche un'impressione, si va a fiuto sulla scelta del tiratore.
I rigori sono la lotteria e fortunatamente ci è andata bene oggi a noi. Io contesto questo concetto di lotteria, perché il rigore è un gesto tecnico, infatti, complicatissimo. Infatti a me non penso che sia un fatto di lotteria. Poi ha tirato benissimo i rigori. Il rigore di Danilo non si può parlare, cioè l'ha sbagliato completamente. E questo è bene. Bonucci l'ha calciato bene, anche se... Sbagliato. I rigori del Napoli sono stati calciati tutti quanti benissimo, angolati, imparabili, quindi la lotteria del rigore mi sembra, la lotteria era una volta che c'era la monetina. Una cosa, se posso aggiungere una cosa, Buffon, come non ne ha parato nessuno ieri di rigore, non ne ha parato nessuno, neppure un campione straordinario, per carità, però neppure nella famosa finale del 2006, nel senso che quindi Meret da questo punto di vista ha dimostrato di avere comunque grande abilità in questo fondamentale importante. Sì. Senti, allora Walter... posso aggiungere una cosa? Posso? No, aspetta Enzo, ma scusa, ti ho saltato prima allora. Sì. Ti ho saltato? No. Sì, ha parlato. Saltato. Sì, ha parlato, deve parlare sì, Gianni Borrelli. Ti volevo chiedere, esiste questo dualismo tra i due portieri, tra Meret e Ospina, fermo restando che noi abbiamo anche un terzo portiere che è anche di grande qualità? Lo chiedi a me, Renato? Non ho capito? Hai fatto a me la domanda? Sì, sì, a te l'ho fatta, Enzo. Io il dualismo sicuramente esiste. Meret, quando è arrivato a Napoli, sembrava il titolare intoccabile, poi ci fu un errore nella partita, c'è stato l'errore nella partita con l'Inter 1-3, e allora Gattuso, in maniera dal mio punto di vista piuttosto discutibile, si è affidato ad Ospina. Ospina a sua volta ne combinò una gravissima nei minuti finali a Roma con la Lazio, poi si è riscattato. Come ha detto Liberato, è un termine che ho usato e scritto spesso anch'io, Meret è un predestinato, non ci sono, non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, portieri giovani di grande prospettiva. E Meret, secondo me, è un tesoro che il Napoli dovrà tenersi davvero caro negli anni a venire. Credo che Ospina possa essere un affidabile ed ottimo dodicesimo, ma il palcoscenico, il ruolo di protagonista deve essere di Meret. Ne ha i numeri tecnici e ieri ha dimostrato di avere anche carattere, personalità e maturità, nonostante i suoi 22 anni, per essere titolare nel Napoli. Sì. E mi auguro veramente che Gattuso possa rivedere le sue gerarchie dei portieri e da ora in poi dare fiducia a tempo indeterminato al predestinato Meret. Io penso comunque che una componente che ha fatto decidere Gattuso di affidarsi a Ospina è stata anche la condizione fisica, non dovuta a scarso allenamento, ma a una frequenza di infortuni da parte di Meret, e quindi che aveva difficoltà proprio a giocare. Comunque va bene, appunto, vedremo. Infortuni, appena arrivato a Di Maro si ruppe subito un braccio. Sì, infatti, ma anche c'è stato un colpo al fianco di cui nessuno ha fatto attenzione durante una partita, e da lì probabilmente sono nati i problemi. Comunque volevo, ecco perché ci vuole, concludo, un dodicesimo affidabile. Certo. Visto che fino adesso Meret in carriera, anche ai tempi della SPAL, è incappato abbastanza frequentemente in infortuni anche abbastanza seri, io credo che Ospina possa rappresentare un affidabile dodicesimo. Perfetto. Ma non oltre. Senti, Walter Vitale, mi senti? Sì. Allora, ti pongo questo interrogativo: Gattuso può crescere insieme al Napoli o il Napoli può crescere insieme a Gattuso? Tutte e due, perché Gattuso è all'inizio della sua avventura come allenatore ed ha assolutamente ampi margini di miglioramento. Nello stesso tempo, contestualmente, il Napoli deve crescere sia come rosa che anche a livello societario, e credo che in questo la spinta di Gattuso si stia facendo già sentire, perché
l'allenatore del Napoli si è imposto con la società nel rinnovo di Mertens, ha praticamente imposto il rinnovo di Zielinski e la mancata cessione di Fabian Ruiz, e a quanto mi risulta il Napoli, sapete tutti che seguiva l'attaccante dello Zenit San Pietroburgo, Azmoun, che è un pallino di Giuntoli, dicevo, a quanto mi risulta Gattuso pare aver posto il veto su questo giocatore e chiesto alla società di tirare su altri profili. Quindi è chiaro che il binomio Gattuso-Napoli dovrebbe essere un po' come Napoli-Mazzarri, una crescita costante fatta insieme. A Gianni Borrelli invece vorrei chiedere a che finale di campionato possiamo assistere, ma dal punto di vista della condizione fisica, cioè la pandemia, il riposo quindi forzato ha livellato le squadre, le condizioni fisiche delle squadre, cioè possono l'Atalanta, la Lazio ripartire da dove hanno dove si è fermato il campionato? Guarda, io rispondo a questa domanda, mi connetto anche alla domanda che voleva farmi prima Pasquale Spera, e forse anche Liberato, tra l'altro c'è anche il nostro telespettatore che si chiama Rosario Caraccio, che ci ha scritto proprio una cosa del genere, cioè ci chiede se il Napoli può ambire anche obiettivi più grandi, visto che gli altri devono scendere ancora in campo e non si sa come giocheranno. Io ritorno un po' al discorso che ho fatto prima, la nostra corsa eventuale giocosa, non bisogna sempre un po', i sogni in un cassetto servono a vivere meglio, diceva ieri De Laurentiis, sono d'accordo con lui, la nostra corsa per tentare un posto in Champions è con l'Atalanta. L'Atalanta, un po' come la Juve, ha vissuto quel famoso distress di cui parlavo prima, perché ha vissuto un momento molto difficile, certo, chiaramente nel contesto cittadino, che non può essere non influente, non adiacente anche alle motivazioni e alla tranquillità dei singoli. Combattere per 3 mesi contro un problema così grave e dall'interno di questo territorio non è come stare a Napoli, come diceva Mertens, in vacanza sulla sua casa a fianco a Palazzo Donnana, per sua stessa missione, lì la quarantena è stata una vacanza. Non è così, credo, per Ilicic e Company, perché è una situazione quella molto delicata. Quindi, come dicevo prima, la testa in su, dal collo in su, ci troviamo con delle squadre che si sono divise durante la pandemia. La Juventus ha mandato giocatori in giro per il mondo, qualcuno addirittura ammalato di Covid, non dimentichiamo che Dybala è stato 48 giorni ammalato di Covid, certo. E rientrano in campo squadre che hanno delle problematiche molto serie, più di quelle che oggi noi stiamo in questa trasmissione, tra l'altro molto ben condotta e molto bella secondo me come è stata impostata, e complimenti a tutti quanti voi. Però ci troviamo ad affrontare delle problematiche molto delicate. Credo che l'Atalanta, così come la Juve ieri, difetti nella ripartenza di una cosa fondamentale, della tranquillità, che si fonda su due aspetti. Il primo, di non essersi allenati. Il secondo, di essere stati anche lontani fra di loro. Il terzo, di essere stati anche lontani con la testa fra di loro, perché tutto pensavano i giocatori dell'Atalanta o della Juve in questo periodo, tranne che ai colleghi, credo più alle famiglie, c'è qualcuno che è partito di notte andando in Argentina perché la mamma, eccetera, eccetera, c'è qualcun altro che si è scappato, la fidanzata in Francia, insomma, voi capite bene che è una situazione veramente nuova. Io alla tua domanda sulla finale di campionato non so rispondere, ma la mia frase non so rispondere deriva da un aspetto di umiltà, e così come, ripeto, dico a Rosario Caraccio, questo spettatore che ci ha fatto questa domanda in diretta, Rosario Caraccio è il nostro collaboratore. Ah sì, adesso non lo sapevo, non mi ricordavo che fosse un tuo collaboratore, però fondamentalmente sicuramente bisogna provare una rincorsa alle altre, perché il Napoli è stato, rispetto agli altri, insieme forse a Roma e Lazio, delle squadre di testa, una di quelle squadre che ha subito un po' meno gli stress della pandemia, ovviamente con tutto il rispetto del mondo verso chi in questa pandemia ci ha rimesso cari e molto spesso anche se stessi si è messo anche la pelle. Quindi io un tentativo lo farei. Credo che specialmente per alcune squadre come Lazio e Atalanta in particolare ci sia un grosso spettro all'orizzonte che le aspetta, che è lo spettro degli infortuni. Un'altra componente importante che ha il Napoli in questa fase, e adesso io non posso urlare perché Giuntoli abita a 4 metri da me, quindi insomma, ha fatto un ottimo lavoro Giuntoli a allungare la squadra, secondo me, anche la panchina, ma se sente un complimento, quindi non è che non sto dicendo niente di sbagliato nei secondi di male, mentre invece squadre come Lazio e Atalanta, secondo me,
devono stare molto attenti e avranno la gamba un po' tirata per evitare di farsi male, perché se si fa male un giocatore nell'Atalanta o nella Lazio, forse si fa male un giocatore poco sostituibile. Ieri in panchina nella Juve c'erano 3 under 23. Sì, senti, invece Marco Bruttapasta, tu sei anche un po' lo storico del calcio napoletano. Ieri Insigne ha alzato la coppa verso il cielo, e Insigne è un capitano napoletano, come accadde per Antonio Iuliano e come è accaduto per Paolo Cannavaro. C'è molta più gioia, molta più felicità, ovviamente, essere il capitano della squadra della propria città e comunque vincere un trofeo come quello della Coppa Italia. Ah, indubbiamente, Renato, infatti i giocatori napoletani spesso si è dibattuto sulle difficoltà che incontrano. Noi come tifo non siamo una tifoseria delle più facili, cioè nel senso, molto spesso dei giocatori arrivati dal vivaio li attendiamo come i salvatori della patria, salvo poi bruciarli alla prima occasione. Insigne forse altrove avrebbe avuto più elogi, è un giocatore che in ogni partita minimo mette due volte un compagno davanti al portiere, ha sempre avuto un rendimento altissimo, ma hanno avuto diverse critiche anche in passato, gente come Paolo Cannavaro che ha offerto sempre un rendimento più che accettabile, lo stesso Pino Tagliatela non ha avuto solo stagioni facili a Napoli. Anche Ciro Ferrari ha avuto critiche. Certamente è più bello, sarebbe bello avere un Napoli con più napoletani. Questo deve provvedere la società a far sì che i migliori talenti non scappino. Io personalmente vorrei un Napoli con 5-6 napoletani, una rosa come quella del primo scudetto, dove forse anche per degli infortuni non ebbero un grande ruolo, però comunque facevano spogliatoio gente come Antonio Carannante, come Celestini, che furono abbastanza sfortunati. Attendo con ansia l'evoluzione di Gaetano, mi dispiace aver visto che ieri non ha giocato nel recupero Ascoli-Cremonese, però già prima del Covid si era messo in mostra anche in Serie B, quello per esempio è un giocatore che può far bene e secondo me farà anche molto bene, ed era uno che in questi anni poteva trovare uno spazio nella rosa del Napoli, Roberto Insigne, molto probabilmente giocherà la A col Benevento, finalmente. Io lo vedevo, credo, come Walter, all'epoca non ci conoscevamo, tutti i sabato ad Aversa, quando era nella primavera, e sinceramente era un fattore, faceva una grandissima differenza. Ha avuto problemi fisici, ma questo è un giocatore che non vale proprio probabilmente il fratello, ma è un giocatore che in una rosa, considerato che abbiamo avuto negli anni gente come Simone Verdi, secondo me ci poteva stare tranquillamente come rincalzo. Perfetto, io affiderei a Liberato Ferrara le conclusioni di questo forum, diciamo, del quale sono uscite anche delle cose abbastanza interessanti. Poi vi conosco personalmente uno a uno, so che siete preparati e ho avuto qualche titubanza nel porvi le domande, perché poi l'unico probabilmente non essere giornalista sportivo sono io, e quindi però ha fatto molto piacere comunque moderare, siete stati molto tranquilli, quindi non c'è stato bisogno di richiami né altro. E a Liberato Ferrara vorrei che chiudesse con un discorso globale sugli allenatori che ha avuto il Napoli, cioè partendo da Mazzarri, quindi passando a Benitez, quindi Sarri, Ancelotti, adesso Gattuso che in soli 169 giorni è riuscito comunque a vincere un prestigioso titolo. Vai Liberato. Il fatto che abbia vinto dopo 169 giorni credo che sia stato abbastanza casuale. Quello che possiamo dire è che a Napoli nell'era De Laurentiis hanno fatto benissimo gli allenatori emergenti. Mazzarri veniva da un grande campionato a Reggio Calabria, ha fatto bene anche alla Sampdoria. Ha fatto bene Sarri, che in fin dei conti in Ave ha allenato solo un anno l'Empoli, a Napoli ha fatto cose straordinarie, al di là di tutto. Io dico sempre che ha vinto uno scudetto al netto del doping arbitrale. Sta facendo bene Gattuso, molto bene. Hanno fatto male i due allenatori più importanti, quelli che sembravano essere in grado di dare il salto di qualità al Napoli, Benitez e Ancelotti. Perché? Perché loro... Due titoli, Benitez, due coppe... Però sostanzialmente Benitez ha finito male, diciamo così. Dai.
Che cosa è successo? Che quando sono due grandi allenatori abituati a grandi squadre, sono soprattutto degli amministratori, a Napoli devi innanzitutto allenare e poi anche pensare ad amministrare. Poi Ancelotti, che ne dica Walter, nessuno lo discute come allenatore, anche se alcune scelte possono essere poco condivisibili, se le ha fatte lui sul mercato. E questo Gianni Borrelli, che è vicino di casa di Giuntoli, alla prossima di condominio glielo potrebbe chiedere, se l'idea di non tenere un regista sia stata di Ancelotti, di Giuntoli o semmai di De Laurenzi. Vi dicevo, gli allenatori che devono amministrare i gruppi a Napoli fanno fatica perché De Laurentiis non prende mai i giocatori che loro chiedono. Benitez ha fatto benissimo il primo anno, ha fatto la squadra che sostanzialmente buona parte di quella squadra stava ancora ieri in campo. Tutti gli altri giocatori che sono arrivati dopo, anche a fronte di cessioni importanti come quella di Higuain, adesso Zielinski e Maksimovic stanno dando qualcosa, ma sostanzialmente per 3-4 anni quelli che sono venuti dopo con i soldi di Higuain non hanno dato niente. Al Napoli serve adesso una rifondazione della squadra, inutile che non lo neghiamo. Servirebbe un allenatore capace di avere un procuratore che fa mercato, e non so se questo è Gattuso, lo vedremo. Però Gattuso, essendo un emergente, credo che a Napoli possa dare qualcosa e lo sta dando. Allora, sono gli allenatori questi che vanno bene per De Laurentiis. Senti, allora abbiamo ancora qualche minuto, però vi chiedo una risposta secca, la faccio a tutti quanti, poi finiamo con il direttore. Allora, Vincenzo Famiglietti, De Laurentiis, che ti viene in mente? Siamo in fascia protetta, Enzo. De Laurentiis ha preso il Napoli nel 2004, ripeto, dopo i primi 8 anni di assestamento, no. Lo ha portato a livelli importanti e negli ultimi 8 anni ha vinto 4 trofei. Ma io vorrei dare un consiglio per il futuro a De Laurentiis, a parte mettere nel dimenticatoio la questione multe, ma credo ci arriverà da solo, ma di salvare il soldato Milik, o quantunque di non venderlo alla Juventus, perché classe Milik, ma non ci sono grandi attaccanti, sì, a livello internazionale, e rafforzare una diretta concorrente come la Juve sarebbe un grande errore. Quindi se proprio dovesse vendere Milik, che non lo dia alla Juve. Allora, Pasquale Spera, De Laurentiis, un po' Tancio più sintetico rispetto al lancio di De Laurentiis alla luce di questa Coppa Italia, insomma, negli ultimi anni è abbastanza positivo, si merita tranquillamente un 6,5. Perfetto. Allora, Pasquale Spera, un po' più sintetico di Famiglietti. De Laurentiis, che mi rispondi? De Laurentiis ti risponde che in questa pandemia si è comportata da padre putativo di tutti i giocatori. Cioè, ha cercato di mantenere l'ordine e la disciplina nella società e nella squadra, facendoli rimanere tutti a Napoli, e i fatti gli hanno dato ragione. Quindi voto 6,5. Walter Vitale? De Laurentiis? Più che altro gli do un consiglio, qualche dichiarazione in meno, e si occupi di più delle strutture e del settore giovanile. Gianni Borrelli, De Laurentiis? Ma De Laurentiis in questa fase è molto aiutato dal fatto che Gattuso non lascia spazi tra sé e la squadra. De Laurentiis si inserisce tra gli allenatori che lasciano spazi liberi, e Gattuso è troppo vicino alla squadra in modo incollato, direi. Per cui De Laurentiis sta un po' più lontano, e questo penso non sia un male per la squadra. Marco Bruttapasta? No, io mi ricollego a quello che aveva detto inizialmente Vincenzo Famiglietti, cioè il bilancio di De Laurentiis inizia a diventare interessante, perché abbiamo 4 trofei che potenzialmente possono diventare 5 con la Supercoppa. Però abbiamo spesso criticato, però onestà intellettuale, abbiamo vinto in 8 anni 3 Coppa Italia, e nei precedenti 80 anni ne avevamo vinte 3, e alcuni trofei non li abbiamo vinti non solo per scelte societarie, penso per esempio alla Coppa UEFA, all'Europa League, quando fummo eliminati dal Dnipro,
E nel campionato di 2 anni fa, certo, magari un mercato migliore a gennaio poteva influire, però il doping arbitrale, come dice Perfetto. Il direttore, ha influito tanto. E sostanzialmente una gestione più che positiva. Liberato Ferrara, tu che sei sempre stato un passionario per De Laurentiis, che mi dici? Io credo che il problema principale di De Laurentiis è che lui parla molto, è tra i presidenti uno di quelli che parla di più, e soprattutto pensa che ogni volta che parla deve dire una cosa intelligente, che nel calcio non esiste. Se lui stesse più zitto e evitasse anche dichiarazioni come quelle che ha fatto un paio di giorni fa a Zazzaruni, in cui la storia che lui, se non faceva calcio adesso avrebbe dei milioni, come ha detto, perché faceva una fortuna col cinema, mi pare che non sta facendo più film, ma non perché sta facendo calcio. Lui parla troppo, poi i risultati gli danno ragione. Dobbiamo sempre contestualizzare il momento, l'opportunità che lui ha avuto e l'ha colta benissimo di prendere una società senza debiti e l'ha mantenuta tale. E poi certo il rimpianto, non tanto per il campionato del 2018, che io dico il Napoli ha vinto al netto del doping arbitrale, ma quello di 2 anni prima, quando con la squadra in testa alla classifica e una Juve che non era così irresistibile, e il Napoli fece il mercato prendendo Grassi e Reggini, là secondo me fu proprio, si vede che non è tifoso, ecco, lui è un freddo amministratore, non è tifoso, e nel calcio secondo me un po' di passione in più serve. L'ultima cosa la voglio dire io, però teniamo conto che De Laurentiis è l'unico che si è permesso di bacchettare il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri non era presente allo stadio. Tant'è, questo è il nostro presidente. Non c'è mancato. Questo è il nostro presidente. Comunque io vi ringrazio. Il presidente della Repubblica mancava anche nelle altre 3 finali, nelle altre 2 finali che ha fatto il Napoli, perché Napolitano non ci andò mai. C'era sempre stato il rappresentante. Però ieri era una giornata particolare. Meglio così. Ieri era una giornata particolare di calcio, per quanto è importante come lo sport calcio, insomma. Secondo me o va tutto o non va nessuno, non lo vedo questo problema del presidente. Però comunque, ma se questi sono i risultati, meglio così. Ragazzi, possiamo dare un consiglio. Renato, Ieri era una giornata particolare. Quella cosa allucinante del pubblico virtuale, che è stata una cosa veramente invereconda. No, la cosa brutta, Liberato, scusa, posso dire una cosa? La cosa brutta della Rai invereconda, secondo me, è stato appena finita la partita, ci ha fatto rimanere quel groppo in gola, ha mandato 10 pubblicità a tutto schermo e togliendoci la partecipazione in diretta e la passione di una vittoria appena conquistata, di una partita appena conclusa. L'ho reputato aberrante. Mettere pubblicità nelle sostituzioni, ma quando finisce la partita, quell'orgia, diciamo così, collettiva della felicità per aver vinto una partita del genere, non può interromperla con la pubblicità di un pannolino. Questo allora, ragazzi, e poi voglio sapere, ma voi lo conoscevate quel cantante? Cioè, da dove l'hanno preso? Uno che ha cantato l'inno nazionale che non conosceva. Maria De Filippi. Sì. Allora, no, siamo in chiusura, o se no usciamo fuori dai binari. Facevamo un altro tipo di trasmissione, invece vi siete comportati benissimo, avete parlato con capacità di tecnica, di calcio serio, è vero, è inutile che finiamo nei gossip, se no rifacciamo un'altra diretta e la facciamo a modo mio, cioè tipo processo al pallone. Quindi io mi fa piacere salutarvi e ringraziarvi per aver preso parte a questo forum, quindi grazie Vincenzo Famiglietti. Grazie a voi, ciao. Pasquale Spera, grazie Walter, grazie Vitale, grazie Gianni Borrelli, grazie Marco Bruttapasta e grazie a Liberato Ferrara. Arrivederci da Renato Rocco e dai canali social di Per Sempre Napoli. Arrivederci. Ciao.